Allora, signore, sono di suo gradimento? Di suo gradimento? Assolutamente no. Ma come no? Sono le ultime uova che abbiamo! Ma cosa vuole che mi interessi? Una è un millimetro più alta dell'altra. Perfezione, equilibrio, ci vuole equilibrio. E allora sai che le dico? Vado a servire Sherlock Holmes! Salve a tutti ragazzi, sono Tom, psicosupervivente Tom, bentornati qui sul canale, lui è Francesco. Ma c'è moi! Il film di cui vorrei parlare oggi è un film del 2017, diretto da Kenneth Branagh ed è Assassino sull'Orient Express. Scusa, volevo fare. E le belle atmosfere, l'elegante regia di Kenneth Branagh non sono bastati per farci piacere questo film. Ve lo siamo a dire proprio così, secco secco. Ovviamente si parla della trasposizione del famoso romanzo di Agatha Christie e del remake del famoso film di Lumet del 74. Partiamo dal presupposto che noi non abbiamo letto il libro e soprattutto non abbiamo visto manco il film. Cioè, certo. Del 74, quindi partiamo subito da questo presupposto. Quindi, basandoci soltanto sul film di Branagh, l'abbiamo trovato abbastanza insipido e poco approfondito, con un ritmo completamente da rivedere. Infatti c'erano quelli accanto a noi che stavano dormendo, con zero suspense, zero tensione e con un cast stellare utilizzato un pochino in modo stellare. Esatto. A battuta, hai capito? Diciamo non utilizzato al meglio, ecco. Trama molto semplice e molto veloce. Ritroviamo Poirot. Dice chi è Poirot. Non ve lo dico chi è Poirot. Non conoscere Poirot significa non conoscere Gesù. Comunque, il nostro amico Poirot si ritrova sull'Orient Express, questo treno che lo deve portare in giro per i monti dell'Est Europa. Frana, treno bloccato, un omicidio. Ovviamente, se c'è un omicidio, c'è anche un omicida. E indovinate quale sarà l'allegro compito di Poirot? Scoprire chi tra i passeggeri è l'omicida. E come ho detto prima, forse gli attori non sono utilizzati nel loro massimo potenziale e anche i personaggi sono davvero poco approfonditi. E quindi, invece di sprecare mezzo budget per chiamare i grandi attoroni di sta cifra che alla fine hanno tre battute de numero, potevate utilizzarli per rimettere un pochino a posto quegli effetti speciali che non sono orribili ma non sono manco belli da vedere? Ma di sicuro quelli che convincono di più sono Johnny Depp e Kenneth Branagh. E a proposito di Johnny Depp, finalmente Johnny, sei uscito da quella recitazione monodimensionale, bizzarra e anche un po' noiosa del pirata onnipresente ormai nelle tue interpretazioni, portando sullo schermo una persona corrotta che ti suscita antipatia e sospetto fin da subito, e in questo l'ho trovato eccellente. E quindi questo Samuel Edward Ratchet ci è davvero piaciuto, come ci è anche piaciuto la rimodernizzazione del personaggio di Poirot, più umana, più action e più ossessiva compulsiva. Molto interessante la questione sulla perfezione e sull'equilibrio a inizio film. Nonostante ciò, la sua più grande limitazione è quella di vedere il mondo in bianco e in nero, e questo lo porterà a serie difficoltà per risolvere questo caso. Una cosa che non mi è piaciuta per nulla del personaggio di Poirot è stato che è un periodo che vedo solo ispettori, solo investigatori e anche agenti di polizia in qualche film eccentrici, ognuno che ha il suo tic, cioè tutti che vogliono apparire più strani e più sopra le linee di quello che sarebbe normale aspettarsi, e questa cosa non mi è piaciuta molto. Un'altra cosa che non mi è piaciuta molto è stato il fatto che hanno mantenuto una cadenza italianizzata dal francese in quanto lui è belga, bravo, sei stato attento, però alla lunga mi ha stancato un pochettino. E poi quei baffoni, cioè sicuramente l'attore è un bell'uomo, però quei baffoni un po' troppo esagerati, con questa mania del controllo, cioè mi è sembrato che gli volevano dare un tratto caratteristico in più della serie sono Poirot. Quindi, ricapitolando, le cose che ci sono piaciute di più sono la figura sicuramente di Hercule Poirot, simpaticissimo comunque, che riesce nella sua funzione. Mi permette di dire la realizzazione dei costumi, che anche in quel caso riescono abbastanza bene, anche le atmosfere non mi sono piaciute più di tanto, ah, nel no. senso che sono belle, però per me potevano renderle molto meglio queste montagne, questa neve, questo treno a vapore, non lo so, forse si pecca un po' in quel senso. Sì, forse un pochino sì, più che altro magari con quella fotografia così tanto rileccata e tutto rende un pochino
vano tutte quelle panoramiche bellissime. Anche un po' forse. Finto, anche un po' finto. Poi altre cose che piacciono sono l'eleganza con cui viene messo in scena il prodotto, una regia che è sempre all'altezza. E infatti alla fine del primo tempo le persone accanto a me si sono alzate, insomma, denigrando il film, dicendo: mi sto addormentando, oh mio Dio, che film! E io non capivo bene perché, anche perché mi stava piacendo, mi stava piacendo parecchio. E poi è arrivato il secondo tempo del film. Ma nonostante tutte queste cose belle, il film ci risulta mediocre, perché poteva dare davvero tantissimo, ma non ci riesce e si incastra in quella via di mezzo tra film di intrattenimento e film d'autore. Quindi una posizione davvero davvero molto scomoda. Infatti dopo un buon inizio ecco che il film si va a incanalare in scene con zero tensione, zero suspense e soprattutto con zero claustrofobia. Cioè cazzo, sei in un ambiente chiuso, perché non la senti questa cosa? Cioè è grave questa cosa. Con in più un ritmo lento e da rivedere e con troppi personaggi secondari soltanto abbozzati, dove spiccano Michelle Pfeiffer e Johnny Depp, e con indizi e macchinazioni enigmatiche davvero poco poco interessanti. Ma la cosa che più mi ha reso antipatico questo film è il fatto che, cavolo, non gioca con il luogo chiuso, isolato, e sul mistero di chi fosse questo assassino, buttando tutto sul super mega investigatore che passa da vagone a vagone a interrogare gente in modo così schematico, rigoroso e costante, distruggendo così il ritmo e quella sublime tensione che invece magari troviamo nell'ultimo film di Quentin Tarantino, ovvero The Hateful Eight, dove proprio lì omaggiava con grande stile l'Agatha Christie. In più a tutto questo aggiungiamoci una fotografia patinata e degli effetti speciali davvero discutibili. Allora abbiamo un film che non è supportato nemmeno da un apparato tecnico degno di nota, e potete capire che tutto questo va a discapito poi della pellicola in sé. Quello che volevo dire è che probabilmente, a parte a chi proprio non gli è piaciuto, che voleva scappare dalla sala, beh, per tutti gli altri non è che vi trovate davanti a un film bruttissimo, ma il fatto di avere un cast stellare non adeguatamente utilizzato, un apparato tecnico di dubbio gusto, amplifica quelle pecche, perché questo film aveva tutte le potenzialità di questo mondo per riuscire, e invece è scivolato un po' troppo nell'errore. E quindi per concludere vi possiamo dire che questo film non è malvagio, e se proprio volete vederlo andatelo a vedere, mi raccomando, visto che comunque questo film ha spaccato in due la critica e il pubblico, quindi comunque fatevi una vostra opinione. Ma comunque, se vi devo dare la mia personalissima opinione, vi dico che questo film non mi è piaciuto. L'ho trovato insipido, piatto, monotono, con attoroni con la A maiuscola non utilizzati così tanto a dovere, e di un finale che mi ha lasciato in una sensazione di acri in bocca, una chiusura un po' frettolosa, un po' all'acqua di rose, diciamo. Infatti anche il finale poteva essere sfruttato decisamente meglio, con questa scena, l'ultima scena di fronte a caverne e cunicoli, che non ti lascia completamente nulla, se non qualcosa un po' alla sua maniera. In 30 secondi vai a rincorrere quello che è stato, quello che è. Ovviamente ve lo sto dicendo in modo così sfuggevole apposta per non fare spoiler, e soprattutto con un Poirot che ha sempre vissuto in un certo modo, con una certa ideologia, e quello che è successo gli fa cambiare questa ideologia. Ma questa cosa è trattata malissimo, e la spiegano in 2 secondi, quando in realtà sarebbe una presa di coscienza che potrebbe annientare un uomo. Capite perché abbiamo visto questo finale chiuso in modo molto frettoloso? Ecco, probabilmente è proprio per questo che gli do un 6,5. Sì, anch'io. E non so se la trasposizione con il libro è proprio fedele, ma nel dubbio voglio anche dire una cosa che ti farà male, già lo so. Io questo film lo rivedrò. Ecco. Sì. Sì. E lo rivedrò perché devo capire se a me è sfuggito qualcosa, oppure se è davvero una pellicola buttata lì. Quindi ragazzi, grazie mille per aver visto questa recensione. Io vi consiglio di andare a vedere qua sotto tutti i vari link per i social, Facebook, Instagram e tutto il resto. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima recensione. E niente, ciao a tutti ragazzi.